bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di un argomento che ancora da molti viene considerato tabù, anche se è la cosa più naturale del mondo e non c'è nessunissimo problema a parlarne, anzi penso che bisognerebbe farlo anche più spesso. E infatti io voglio parlarvi di mestruazioni. Come rendere le proprie mestruazioni ecologiche o a impatto zero. Ed è questo che sto cercando di fare da almeno un anno, da quando ho scoperto l'esistenza della coppetta. Più avanti adesso vi spiegherò bene che cos'è la coppetta, come si usa, dove reperirla e un po', diciamo, di cosa si tratta. Prima di tutto volevo farvi ragionare un attimo su una cosa. Pensate a quante donne, circa 3 miliardi nel mondo, ogni mese si trovano, ogni giorno anche perché siamo tantissime, ad avere il ciclo. E la maggior parte di noi utilizza assorbenti usa e getta o tamponi. Questo oltre a essere molto dispendioso, perché anche se gli assorbenti dovrebbero essere, diciamo, beni a basso costo, visto che tutte le donne, non per loro scelta, ne hanno bisogno, vengono purtroppo considerati beni, non beni di prima necessità, e quindi essendo considerati beni di lusso hanno un prezzo molto elevato. Sapete tutte quanto costano un pacco di assorbenti al supermercato. Questo è importante appunto perché ci sono scelte più ecologiche che, oltre ad avere un minore impatto ambientale, hanno anche una spesa minore. Quindi, oltre a essere ecologiche, sono anche economiche. Assorbente normale, per essere smaltito, un assorbente usa e getta, e in una discarica può impiegare dai 500 agli 800 anni, che è un periodo lunghissimo se pensate alla quantità che viene prodotta giornalmente. Senza poi contare tutto ciò che finisce purtroppo in mare e che, come sempre, va a inquinare l'ambiente, ma viene purtroppo anche ingerito dagli abitanti del mare, quindi pesci, anche uccelli. Per questo ci sono tante altre alternative. E io vi parlo di ciò che uso e vi accenno anche tutto quello che conosco. Allora, io personalmente uso la coppetta, ma esistono anche assorbenti lavabili e assorbenti compostabili. Questi ultimi sono un pochino più costosi, però sono comunque una valida alternativa, soprattutto per iniziare ad approcciarsi alla coppetta o agli assorbenti lavabili, partendo dagli assorbenti usa e getta, quindi per un periodo di transizione. Io uso questa coppetta, che è pulita e igienica, l'ho igienizzata, è pulitissima, è fatta in silicone medicale ed è della marca Mooncup. Viene in questo sacchettino in cotone, quindi è traspirante perché appunto deve respirare la coppetta, e l'ho comprata circa un anno fa. Oltre a essere appunto una scelta ecologica, dura tantissimo. Infatti una coppetta, se tenuta bene, può durare fino a 10 anni. Della marca Mooncup ci sono due taglie, è la taglia piccola e la taglia più grande, e dipende appunto da quanti anni avete e se avete avuto figli. Penso che la taglia S, la taglia piccola, si possa usare fino ai 30 anni circa, e se non si hanno avuto figli o comunque per dei cicli non troppo abbondanti, almeno io così in questo mi trovo molto bene. La coppetta va igienizzata al primo utilizzo e appunto alla fine del ciclo e all'inizio di quello dopo, quindi vi troverete a igienizzarla alla fine del ciclo e all'inizio del ciclo successivo. Per il prezzo io l'ho pagata sui tra i 20 e i 30 euro, adesso non ricordo bene il prezzo, però vi lascio il link online, perché appunto al sito di Mooncup, dove potete trovare altre informazioni molto utili, e soprattutto c'è un sito molto utile di cui vi lascerò il link anche di questo in descrizione, che vi aiuta a capire qual è la marca migliore per voi per la coppetta per iniziare, perché è importante ricordarlo: l'anatomia di ogni persona è diversa e quindi ci sono tante coppette che più o meno sono simili, però differenziano un pochino di forma, spessore, elasticità. Allora, è assolutamente una cosa più igienica degli assorbenti e dei tamponi, perché il sangue che si raccoglie all'interno della coppetta qua non ristagna, perché quando la inserite si viene a creare una specie di effetto sottovuoto e quindi raccoglie sangue ma non lo fa ristagnare, rimane sempre liquido. E soprattutto è interessante perché se viene applicata bene non ha perdite. La prima volta che inserirete la coppetta potrete avere problemi con il gambo. Il gambo è questa parte qui e io personalmente l'ho tagliato. Vi consiglio di lasciare comunque un centimetro almeno, perché poi se lo tagliate troppo corto farete fatica a rimuoverla.
Per quanto riguarda l'inserimento, ci sono vari metodi. Scusate il cambio di inquadratura, ma purtroppo era morta la batteria e adesso registro dal telefono. Vi stavo dicendo, per rimuovere la coppetta, poi semplicemente basterà togliere col dito, passando il dito intorno, l'aria, quindi fare entrare un pochino di aria per farla staccare dalle pareti della vagina, e semplicemente per aiutarvi un po' basterà pinzare il fondo della coppetta per fare e appunto entrare l'aria e rendere il tutto più semplice. Non pensate a cose horror, a me per esempio non è mai capitato di avere perdite di sangue nelle mani mentre la toglievo, è veramente una cosa molto semplice e pulita. L'importante è imparare a prendere confidenza con la coppetta e inserirla bene, perché una volta inserita bene non si avranno più perdite o problemi. Infatti all'inizio mi ero un po' sconcertata, diciamo, pensavo di tornare al classico metodo, mi stavo informando anche per assorbenti in tessuto, diciamo, perché proprio non la posizionavo bene, quindi mi trovavo ad avere poi delle perdite. Io penso di aver veramente detto tutto. Se avete qualche dubbio o qualche domanda, lasciatemele nei commenti. Io sarò felicissima di rispondervi se vi posso aiutare. Per quanto riguarda assorbenti in cotone, in lino, in canapa, in vari materiali, appunto, li trovate sicuramente online. Cercate bene perché gli assorbenti lavabili ce ne sono tantissimi da Amazon a piccoli rivenditori sul web. Spero che vi possa essere stato un video interessante ed aiuto, soprattutto per chi non conosceva questa coppetta. Noi ci vediamo al prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e seguitemi sui social, vi lascio il mio contatto Instagram se volete seguirvi e niente, ci vediamo presto, un abbraccio, ciao!